reporter incontriamo don Gian Bosco un monaco benedettino residente in questo momento a Roma in attesa di tornare nel suo paese di origine che è il Burkina Faso continuiamo quindi a conoscere questo paese così ricco di fascino di bellezza e anche di problemi e lo facciamo grazie anche al nostro amico Luciano Giusepponi che è un ischitano che ha preso a cuore le sorti di questo paese e che annualmente si preoccupa di procurare un po' di aiuti, di portarli lì nel luogo, di far conoscere la drammaticità di questo paese, di far conoscere soprattutto delle tante opere di carità, grazie soprattutto alla Chiesa Cattolica che si producono in questo, in questo paese. Don Gian. Allora, Intanto benvenuto a Ischia, sei qui per un breve periodo di riposo. Sì. Una tua impressione sull'isola e poi andiamo un po' nel cuore delle, della chiacchierata. Eh. Eh, prima di tutto mi presento come Don Gian Bosco, che gli italiani mi chiamano Don Giovanni Bosco, che sono monaco benedettino della Basilica San Paolo fuori le mura in Roma, ma sono origine del Burkina Faso. Precisamente Dio ci si è All'occasione ho fatto conoscenza a questa isola grazie a Signor Luciano, Giappone, che mi, mi ha dato questa ospitalità nella vostra bella isola Ischia, che ho sen sempre sentito parlare, ma non sono mai stato, ma adesso ho visto la realtà. E vi ringrazio tutte le persone dell'isola per la vostra accoglienza. E ho visto che l'isola, tutto il mondo si trova qui, questo è molto impressionante. E poi... Poi ho visto anche che siete anche molto disponibili, in particolare il mio paese dove provengo, dove il signor Luciano, oh, grazie al vostro aiuto, ha portato molto aiuto al mio paese, in particolare nelle mie diocesi, ma tutto in Burkina Faso, perché lui mi ha fatto vedere certe cose che io stesso, di nativo, se volete sincero, non avevo mai visto perché sono arrivato qui in Italia quando avevo 22 anni. Ecco, tu hai una storia molto bella perché ti allontani un po' dalla famiglia, poi incontri questi missionari, questi sacerdoti cattolici che ti, avvi ti avvicinano alla fede, da lì poi scopri la tua vocazione, dopodiché poi vai a Roma. Io ho fatto in sintesi, tu poi chiaramente spiegaci meglio la tua vicenda così bella. Sì, veramente come dice lui è così, eh, nel senso che sono nato da una famiglia molto cristiana. Mio padre si chiamava Simeon, mia madre si chiamava Pauline, eh, però sono andato dopo, dopo aver perso il borso di studio, dovevo arrangiarmi perché la mia famiglia era una famiglia povera quindi sono andato in un paese vicino dove tanti dei nostri paesi vanno lì a cercarsi a qua lavorare, quindi sono in Costa d'avorio e da lì io, come ero troppo giovane non potevo fare, fare lavori pesanti, quindi eh, ho caduto sur, nelle mani di questi missionari uno che si, chiamava, che si chiama Wenceslas Penkala, Ladislas Penkala, che è un polacco, che è missionario di SMA, e una sorella italiana, Calabrese, che aveva fondato una comunità, di cui è nata la mia vocazione monastica. Eh, nel senso che io lavoravo, mi pagavo per poter aiutare i miei familiari e di qui eh, loro mi hanno cominciato a guardare che sembra che tu non ce l'hai la vocazione matrimoniale Bo, io non credevo e la sora mi portò precisamente alla Basilica San Paolo fuori le mura nel tempo dell'abate Luc Collino e da lì sono venuto nel 1990 per la prova. La prova ho provato e mi sono rimasto. Quindi è come dice nel Vangelo, uno che è andato a pescare, Gesù dice no, vieni e ti faccio pescatore degli uomini. Allora mi hanno fatto pescatore dei monaci. E perché dico così? Perché questa esperienza lo porta anche nel mio paese, di cui alcuni ragazzi sono entusiasti. E vogliono farsi monaci. Quindi alcuni anche del Burkina Faso diventeranno monaci e quasi certamente tu diventerai l'abate di questo neonato monastero, già ci sono dei monasteri lì nel Burkina Faso. Veramente questo è lo scherzo che il signor Luciano, mi piace fare lo scherzo, dicendo che sarò un giorno l'abate, o a San Paolo o in Burkina Faso, altrimenti... In Burkina Faso c'è già un monastero che si chiama monastero di Kubli, che è una fondazione francese con 40 monaci. Ma veramente quando stavo nel paese mio non sapevo che esisteva un monastero. Ho saputo quando sono diventato monaco qui in Italia, con la storia monastica che ho studiato, ho scoperto che c'era un monastero nel mio paese. Quindi... Non è nuovo per il Burkina Faso, ma era nuovo per me perché non lo sapevo. Ecco, tu durante la tua esperienza italiana, dagli inizi degli anni 90 a oggi, hai avuto la possibilità di maturare tante nuove esperienze, appunto, in particolare quelle più emozio emozionanti sono a fianco di Giovanni Paolo II perché spesso hai avuto la possibilità di partecipare alle sue celebrazioni. E poi, ecco, di cosa ti occupi in particolare? Qual è il tuo lavoro? Mi pare che tu sia un bibliotecario. Eh sì, eh, con l'esperienza più emozionante, prima di tutto, è la vita monastica. E la mia esperienza con Papa Giovanni Paolo II è iniziato precisamente alla Basilica San Paolo, fuori le mura, dove sono monaco. Perché? C'è la tradizione di cui il 25 gennaio, la conversione di San Paolo se non mi sbaglio, viene celebrata dal Papa, da tutti i papi che, che sono in Vaticano, cioè Papa Giovanni e Paolo, sono succeduti. E quindi Giovanni Paolo II, ho servito la messa diverse volte con lui. E poi oh, la fortuna più emozionante per me è che la, nel 2000, giubileo, jubile, eh, che era l'anno giubilare, ho aperto la porta, di, la porta santa di San Paolo con Giovanni Paolo II e con il eh, patriarca Costantinopoli in Grecia e, e diverse confessioni di cui all'epoca il sermoniere era Monsignor Marini, che insegna la liturgia a Sant'Anselmo, dove ho studiato la filosofia, la teologia e la liturgia, di cui sono attualmente bibliotecario. Ecco Luciano, un'esperienza, quella di, del Burkina Faso, che ci sta arricchendo sempre di più e ci fa capire anche quali sono le potenzialità, non solo dal punto di vista diciamo, delle energie umane, ma anche per la Chiesa. Si dice che il futuro della Chiesa provenga proprio, la speranza per la, speranza la Chiesa. La speranza della Chiesa verrà dall'Africa, eh, questo non sono io certamente a dirlo, ma persone molto più autorevoli di me, eh, perché effettivamente la, la cristianità... Eh, in Africa è, è vissuta in modo molto più intenso eh, di quando non la si possa vivere ormai nell'Europa eh, occidentale. Eh, certamente c'è da lavorare tanto, eh, bisogna eh, effettivamente dare una, una grossa mano, impegnarsi molto eh, per poter far sorgere eh, questa gente eh, affinché affinché praticamente Ehm, si riesca a, a far venire eh, fuori eh, tutte le potenzialità eh, di questo immenso popolo africano e le, le cui potenzialità effettivamente non sono poche. Eh, parlando eh, e conoscendo eh, africani, eh, parlando con loro, approfondendo quelle che sono eh, le varie culture delle eh, diverse etnie, eh, si apprendono sempre cose nuove che purtroppo alle masse eh, sono eh, assolutamente sconosciute. Conosciute. E effettivamente è un grosso arricchimento culturale. Bisogna lavorare molto sulla eh, istruzione eh, di questi popoli perché purtroppo alla base quello che manca mancano tante cose, ma quello che manca maggiormente è l'istruzione. Se non si parte dall'istruzione diventa difficile poi poter operare tutto il resto. Ecco, Don Giovanni ha un bel progetto in mente. No? che è quello della realizzazione di questa scuola, una scuola primaria, se ho capito bene. Hai già realizzato una serie di, di cose, però manca, forse... Eh, questo progetto è veramente mi sta a cuore nel proprio villaggio dove sono nato e cresciuto. Perché quando sono nato lì io andavo sette chilometri a piedi per la scuola, andavo mattina e sera, andavo la mattina e ritornavo la sera e il, villa, il villaggio eh, hanno chiesto permesso allo Stato di poter avere una scuola ma purtroppo hanno dato permesso ma la scuola i bambini stanno fuori con la paglia tutto quanto peccato che non ho portato questa cosa non potevo far vedere allora come io sto qui in Europa tutti dicono che sono vaticano là, mi hanno detto ma Giovanni Gian Bosco Giovanni Bosco può aiutarci con qualcuno tutte le persone che ci possono dare la mano. Io ho trovato alcuni amici e abbiamo avuto una classe. Però rimane la, una grande parte da realizzare. Di cui io ho elaborato un progetto scritto purtroppo in francese e cedendo aiuto a tutti quanti che il solo rimase sono 10.000 euro per poter realizzare questo progetto perché io dico io non ho mai incoraggiato né i parenti né i amici di venire qui in Europa io penso che più che sono istruiti più che possono inventare qualcosa per venirsi in aiuto perché non è andando all'estero all'Europa, in America che risolverà le, i nostri problemi i nostri problemi come diceva giustamente Luciano, e l'istruzione. Ecco, tu hai le idee molto chiare a proposito di questo fenomeno immenso, così senza precedenti dell'immigrazione, dell dell'emigrazione, e ritieni che la priorità sia quella di convincere i giovani a non svuotare ancora di più le, i paesi di provenienza e di restare lì per cercare di migliorare lì le condizioni di vita attraverso l'istruzione attra ma c'è anche il rischio della perdita del, di una grande ricchezza dell'umanità che è la, 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 quella della differenza, delle differenze culturali che non significa chiaramente conservare tutto quello che in qualche modo mortifica la dignità delle persone significa comunque andare alla ricerca del, delle, de, di, quelle, di quei valori che rischiano di perdersi e di andare a finire in questo grande calderone del mercato unico mondiale. No? Tu hai le idee chiare su questo? Mi dicevi che eh, è importante anche lavorare per una vera indipendenza del, dell'Africa e dei paesi africani? Eh sì, io avendo un po' esperienza di qui in Europa direi che ce l'ho questa idea chiara perché c'è un problema un fenomeno che non fa che a, a, a mandare in Africa nella povertà totale perché quello che si chiama la fuga del, del, del cervello fuga del cervello cioè le nostre persone che hanno studiato hanno fatto lo stesso livelli di studio che europei e tutto quanto e che sono scappate per colpa di di governanti che non fanno niente per il loro popolo e, fu e vengono qui. Allora, se le nostre persone che hanno studiato che vengono qui, chi li mara a sviluppare il nostro paese? Nessuno. La seconda cosa, cioè tutti i migrati che dicono che, che, che vengono qui, è questo è un problema. Che può essere un problema nel futuro anche per gli europei. Noi ci dispiaciamo che il nostro popolo venga qui a lavorare e poi, quando vengono, non trovano lavoro perché anche in Europa ci sono problemi. E poi, nel futuro si creerà un problema del che si chiama ghetto perché si cooperano sicuramente con i vostri figli e i vostri figli e poi. Piano piano nel futuro può creare dei grossi problemi che sia in Europa che sia in Africa. Noi perdiamo i nostri giovani, ma nello stesso tempo non so se è un bene per l'Europa. cioè Come dice nel Vangelo anche, è meglio insegnare a pescare che dare il pesce alla persona. Perché una volta che ci aiuto a persona essere istruiti, Svilupperanno qualcosa per aiutarci, ma se diamo sempre il pesce, il giorno in cui non c'è più pesce, come si fa? Quindi, eh, la povertà è una grossa cosa, però, la povertà non è soltanto materiale, ma la povertà se è mentale, eh, perdiamo la nostra cultura in qualche modo non siamo né pesce né carne e brutto cioè, e poi influenza anche la vostra cultura in cui ognuno va a perdere quello che aveva invece secondo me a mio avviso a mio parere ognuno deve rispettare la sua cultura dove è nato e cresciuto ecco l'importanza diciamo della presenza cristiana nel Burkina Faso Certamente c'è una presenza della Chiesa Cattolica molto importante un po' in tutta l'Africa che viene considerata, come dicevo, dicevamo prima, una, una speranza per tutta la Chiesa. Come difendere la specificità africana e nello stesso tempo servire il messaggio universale di Cristo? Perché spesso si equivoca su questo. Gesù è venuto per tutti, ma Gesù ci ama in quanto... Uh, uomini con le loro storie, con le loro tradizioni. Con le... Non è vero che dobbiamo diventare necessariamente tutti sullo stesso livello, tutti sullo stesso piano, in termini, ripeto, di omologazione o di uh, uh, assimilazione al modello occidentale. È un, un argomento molto complesso questo. Eh, questo argomento è, sono gli argomenti che quasi tutto lo prete, il vescovo lo sanno perché i missionari sono venuti, eh, ci hanno insegnato il Vangelo, però eh, già come la gente pensa qui che siamo tutti, eravamo tutto pagani, conoscevamo Dio tutto quanto, ma secondo me io direi che è falso, cioè, nel senso che mi ricordo quando il Papa Benedetto XVI ha fatto il suo primo viaggio in Africa, precisamente in Camerun, quando è tornato qui si è reso conto su una cosa che nessuno non poteva pensare, in particolare europei che non sono mai usciti nella loro casa. Lui dice così, io ho capito che gli africani hanno il senso delle cose sacre. Quindi le cose sacre quando ce la sacralità non è soltanto la chiesa, ma anche tu con rispetto alla tua cultura, rispetto al tuo prossimo, l'ospitalità, tutto quanto. E anche questo fa parte della cultura in cui che ti aiuta a credere meglio, a accettare Cristo come si deve. Bon, qui non voglio criticare, ma non voglio perché con questa globalizzazione. E poi ridurre anche la fede. Poi ridurre anche la fede perché... Mi ricordo che negli anni... Quando perseguitavano i cristiani... Un scienziato di cui non mi ricordo il nome... Diceva così... Più che ammassate i cristiani... Più che il loro numero aumenterà. Fate una cosa... Aumentate la scienza. E la scienza di oggi... Di oggi si può aiutarci e nello, so, nello stesso tempo può distruggere la nostra fede se non stiamo attenti. Ecco, fede e ragione: un altro dei grandi temi che proprio Benedetto XVI poneva al centro del suo pontificato. No? Non, è, non è solo diciamo, eh, una fede che si allontana dalla ragione, quindi dal dalla realtà ma è anche andare alla ricerca dei valori comuni anche con chi magari non crede e in Africa il cristianesimo ha attecchito bene continua a crescere proprio perché come dicevi c'è un terreno fertile tu dicevi in fondo Gesù non è europeo eh, boh, questo è un discorso di, di amici di Siamma eh, quando ci parla cioè lei siete venuto come ho saltato Vabbè, una battuta c'è anche una che hanno fatto come si chiama per vivere bene la nostra fede nel nostro paese e con la nostra cultura c'è un corso che si chiama inculturazione quello è importante cioè eh, parlando era solo per dire che se Gesù è figlio di Dio e non solo lo stesso tempo è Dio, ma si se fatto uomo come noi. Quindi volevo dire se la parte umana di Gesù è più vicina all'Africa che in Europa. Perché sappiamo perché il cristianesimo è, detto... è un dato geografico <ride> inoppugnabile. No? Possiamo contestare poco ecco. Torniamo eh, anche per concludere per ringraziare. Don Giovanni Bosco e Luciano Giusepponi per questa simpatica chiacchierata, in che modo gli amici che ci ascoltano possono supportare le tue iniziative, i tuoi progetti, se avete in testa di mente di eh, ecco, magari elaborare qualche formula anche attraverso internet per poter partecipare oppure già ci sono delle, eh, ecco, degli strumenti per eh, far sì che insomma, gli amici in ascolto possano aiutare. La realizzazione di questi importanti progetti per il Burkina, per i bambini in particolare. Sì. Eh, questo progetto eh, c'è un modo perché abbiamo un conto nella diocesi di cui uno, se uno vuole poi, eh, aiutarci, io posso dare questo conto e si versa lì o. Attraverso il Signore Giuseppone potete versare il conto con lui e poi lui troverà il modo per aiutarci, ecco Luciano. Eh, hai già in mente di tornare nel Burkina e di eh, andare lì per verificare direttamente lo stato delle cose per portare gli aiuti che riesci nel corso del, dell'anno a racimolare, grazie alla generosità degli schitani che mi pare inizino anche a rispondere con maggiore prontezza alle tue sollecitazioni. Sì, è vero, uh, è mia intenzione ritornare in Burkina, uh, spero di ritornare per il prossimo mese di febbraio, eh, ma la speranza più grande è di non ritornarci da solo, ma in tua compagnia e magari anche in compagnia di qualche altro furiano. Che possa effettivamente venire con noi e verificare la situazione direttamente in loco. Detto questo, sì, effettivamente si sta cominciando ad ottenere una buona risposta da parte degli schitani. Penso che potremo dare un buon sostegno a Don Jean Bosco. E per la realizzazione almeno in parte di questo suo progetto, eh, grazie soprattutto anche al tuo dono, caro Luciano, eh, che eh, non hai voluto tenere per te nessun provente. Per, del tuo libro e hai eh, dedicato eh, tutti gli introiti praticamente a, agli aiuti al Burkina Faso. Eh, ora è inutile entrare nei dettagli eh, che poi valuteremo insieme e, e vedremo poi il da farsi e speriamo che con l'aiuto del buon Dio tu ti convinca a, a venire e a non lasciarmi andare da solo. Bene, grazie a Luciano Giuseppone, grazie a Don Gian Bosco. Ci auguriamo di vederti presto di nuovo anche a Ischia dopo questa vacanza, magari tornerai per... No, andremo a andremo a certamente anche a, a dargli fastidio a Roma per vedere da vicino le tue attività, ma ci farà... Uh -huh. e ci farà piacere poi chiaramente eh, dare belle notizie anche agli amici di Ischia sulle, sui progetti realizzati da Giambosco e da tutti gli amici del Burkina Faso perché è un paese che merita il nostro aiuto la nostra mano nel nome ecco, della carità cristiana nel nome dei valori autentici del Vangelo allora vi ringrazio di anticipo di queste promesse anche io stesso ce l'ho ogni due anni il mio abate mi permette di entrare di ritornare a trovare la famiglia in Burkina Faso di qui l'anno prossimo Andrò in Burkina Faso per le vacanze. Se mi aiutate, tutto sarà fatto davanti a me e vi porterò eh, le, il conto eh, eh, e il resoconto del vostro aiuto. Bene, grazie agli amici di Ischia Reporter. Appuntamento nei prossimi giorni con altre iniziative che siano sempre all'insegna, come diciamo noi, del locale, quindi dei problemi di Forio, ma anche aperti ai vasti orizzonti del globale. Quindi oggi, come già in altre occasioni, ci siamo soffermati sul Burkina Faso. Arrivederci.